adesso oggi qua in Emilia Romagna siamo presso il museo Ferruccio Lamborghini e ho il piacere di essere assieme a Fabio Lamborghini. Fabio, come nasce l'idea di Lamborghini? L'idea Lamborghini nasce dal fondatore Ferruccio Lamborghini, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale doveva, quasi trentenne, iniziare a darsi un futuro, un'attività, crearsi un lavoro, e dall'esigenza dell'agricoltura, perché lui viveva in un contesto agricolo, il papà era un agricoltore, e la Seconda Guerra Mondiale aveva portato grossi danni anche all'agricoltura, aveva bisogno di rinascere, di ricrescere, di avere mezzi, e mio zio ha pensato di dare un mezzo all'agricoltura, un trattore, ma economico, che costasse poco, un trattore per il popolo. Questa è l'idea brillante di Ferruccio Lamborghini. Quindi da un trattore a un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Ecco, quali sono le caratteristiche di unicità, no, che fanno di Lamborghini un mito italiano, secondo te? Le caratteristiche Lamborghini sono tecnologia di alto livello, innovazione e design. Questo mix di queste tre cose importanti ad altissimo livello hanno portato appunto le Lamborghini ad essere apprezzati in ogni continente. L'apprezzamento tutto italiano nel mondo, bellissimo. Il Made in Italy, il Made in Italy, che insieme ad altri brand importanti trionfa nel mondo. Ecco, e noi siamo qua presso il museo Ferruccio Lamborghini, quindi un museo che vediamo tutta la storia, no? Dalla fondazione ad oggi. Ecco, qual è l'experience che il turista, il visitatore ha visitando il museo? Beh, e qui siamo nel nuovo museo Ferruccio Lamborghini, che è stato inaugurato nel 2014, in 5.000 metri quadri il turista ha modo di vedere e di conoscere tutte le produzioni di Ferruccio Lamborghini, perché non ha fatto, è famoso per le auto, ma ha fatto trattori, bruciatori, caldaie, condizionatori d'aria, depuratori d'acqua, pannelli solari, vini, elicottero, prodotti oleodinamici. Tantissime cose, sì. Quindi questa è veramente la Mecca, il posto, il miglior luogo al mondo per conoscere la storia di questo industriale. Wow, quindi un'eccellenza anche tutta da vedere. Sì, in più la storia anche la raccontiamo in tutte le lingue, io spesso sono anche qui ad accogliere i visitatori e quindi siamo molto felici della soddisfazione di questi visitatori che vengono da tutti i continenti, Australia compresa. Wow, bellissimo, bellissimo. Ecco, io voglio fare una curiosità, no? Voglio sapere, il marchio Lamborghini è un toro, un'immagine molto forte, ecco, perché questa immagine si associa al marchio? Beh, ci sono diversi motivi per il toro, perché lega, è un animale che lega la terra, l'agricoltura, le origini di Ferruccio, la potenza. Ferruccio ha sempre voluto mezzi potenti, la potenza l'ha espressa dai trattori fino ad arrivare alle automobili, grandissime potenze, ma soprattutto il toro è il segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini, nato il 28 aprile. Ecco, è interessantissimo questa cosa, quindi era il suo segno zodiacale. Il suo segno zodiacale, esatto. Però il Ferruccio voleva il toro più potente del mondo che lo rappresentasse, per cui ecco l'ispirazione dai tori spagnoli, da combattimento, da corrida, e da lì poi le vetture hanno avuto nomi appunto di tali razze, quindi la Miura è la più rappresentativa. Ecco, quindi qual era l'auto, la Miura l'auto più preferita da Ferruccio? Sì, sicuramente sì. Il suo toro, insomma. Ferruccio ha fatto tante automobili prestigiose, importanti, di design di altissimo livello. La Miura però è quella che ha lanciato il brand automobilistico Lamborghini nel mondo. Una macchina che è nata già mito, una supercar fantastica con tante prerogative che altre non avevano, bellissima, velocissima, la prima con il motore posteriore, quindi l'auto dei VIP. L'auto che bellissima. Quindi ecco, è stata la Miura che ha lanciato quindi Lamborghini nel mondo come episodio, diciamo, di la macchina che tutti, sotto i riflettori di tutto il la mondo. La Dream, no? Car, il sogno. La Dream, sogno, Car. La Dream Car, sì, certamente, quindi Frank Sinatra, Steve McQueen, Alain Delon e altri tanti famosi come
Listello e Leonassi sono stati clienti Lamborghini. È possibile vedere il Miura presso il museo? Ma assolutamente sì, anzi dirò di più, in questo museo c'è la Miura più importante del mondo, perché è la Miura personale di Ferruccio Lamborghini, per cui abbiamo il top anche qui. Ah, magnifico. Ecco, Fabio, quali sono i valori italiani che Lamborghini vuole esprimere in Italia e dall'Italia nel mondo, secondo te? Beh, ripeto, mio zio era un perfezionista, lui prima da cliente di tanti marchi, sia delle motociclette, marchi prestigiosi, importanti, ma trovava delle difettosità. Lui voleva quasi la perfezione, avrebbe voluto raggiungere la perfezione, e questa sua voglia di avere, di fare il meglio, gli ha fatto sì che sia, attraverso collaborazioni di persone valide da lui scelte, selezionate, creando fabbriche con attrezzature di primissimo livello, arrivare all'eccellenza meccanica, all'innovazione, e tutto questo racchiuso in un involucro di design di altissimo livello. Tu sei il direttore del museo e nonché appunto il nipote di Ferruccio, ecco, come ti senti a rivestire questo ruolo? Beh, è un ruolo che mi ci trovo molto bene, di responsabilità, ma mi dà tantissima soddisfazione. La soddisfazione dei visitatori, che è notevole qui, quindi mi dà quell'energia di continuare a fare quello che faccio, perché spesso con piacere faccio il cicerone da guida a questo museo. Sono qui per celebrare Ferruccio Lamborghini, per fare conoscere questa storia che non è molto conosciuta, lo conoscono per le macchine, ma la Lamborghini in qualche maniera potremmo, diciamo quasi così, accostarlo a un piccolo Leonardo da Vinci, perché appunto ha fatto tantissime cose importanti. Certo, una storia meravigliosa che tutti meritano di saperla e di divulgarla anche assolutamente. Qui facciamo quasi un'oretta di parlato, per cui insomma un bel tuffo nella storia, nella vera storia di Ferruccio Lamborghini. Complimenti. Fabio, quali sono i progetti futuri di Lamborghini? I progetti futuri di Lamborghini, in linea generale, sono sempre quelli di stupire la gente, di realizzare i sogni che ha la gente, di dare sempre cose sotto una veste sempre molto estetica, importante, ma tanta tecnologia e innovazione. Tra i nostri cose, diciamo, che vorremmo fare, anzi faremo senz'altro il prossimo anno un grande evento dedicato a Ferruccio Lamborghini. Il prossimo anno sarà il centenario della nascita di Ferruccio Lamborghini, e quindi faremo qualcosa di importante a lui dedicato. Quindi nel segno di Ferruccio, di tutte queste sue caratteristiche, di eccellenze che lui ha mixato, faremo un evento degno del fondatore. Meraviglioso. Bene, un sogno divenuto realtà. E invito tutti a visitare il museo. Ringrazio Fabio Lamborghini, direttore del museo, per questa intervista. E a presto allora. Grazie per essere venuti, a voi, vi aspetto. Ciao.